E poi quando ci dicono che noi non siamo esperti, non siamo esperti, questo ragazzo qua è venuto col treno, con sua moglie, col bambino. Bambino? La mia moglie, ma il bambino è un'altra candidata. È un'altra candidata. Con un bambino di 5 mesi. Lui è un ricercatore. Di chi sei? Allora. La tua storia, perché è interessante. Okay. Quanti centinaia di migliaia di persone straordinarie hanno lasciato questo paese? Vai. Massimiliano Gambardella, mia moglie non è Daniela, Daniela è una candidata che cuoca a Parigi, io sono ricercatore a Parigi in economia, tra l'altro anche mia moglie è ricercatrice in medicina e io ho vissuto per 4 anni in Francia con lei che stava per 4 anni in Olanda e adesso è riuscita a venire anche lei in Francia, sono 6 anni che io vivo in Francia e volevo dire una cosa di quello che ha detto prima Beppe. Giusto un esempio, il rettore dell'università olandese, Lamberts, ha levato da mezzo tutte le auto blu e ha fatto delle borse di dottorato. Noi all'estero abbiamo queste esperienze. In Francia io non sono un precario, perché in Francia se ho perso il lavoro ho il 75% dello stipendio. Io mi sono potuto sposare perché mi sentivo tranquillo in quel paese. Io qui non sono neanche riuscito a fare un dottorato. Non è possibile che paradossalmente è quasi più facile entrare in Parlamento che entrare a fare il ricercatore qua in Italia. È un assurdo. Dico solo l'ultima cosa che mi dimentico e mi dispiace. Grazie ai ragazzi del Movimento 5 Stelle di Roma e italiano, ne abbiamo recuperato delle firme che ci mancavano per dei casini fatti dai consolati che ha detto Beppe. Le abbiamo presi perché a Bari una persona che è residente all'estero, stava lì in vacanza, il meetup di Bari, il Movimento 5 Stelle di Bari, ha preso la firma, lo ha passato al Movimento 5 Stelle di Napoli, tramite Isidoro, grazie Isidoro che non lo conosco, ci hanno portato le firme, io sono andato a prendere insieme a Dalila a Terni, da Cielo, Maria Cielo, un'altra firma, perché i consolati hanno fatto casino, anche lei residente all'estero, e abbiamo potuto mettere tutte le circoscrizioni, le ripeto perché le devo dire, e prima di ripeterle voglio ringraziare Roberto Di Palma e Paolo Ferrara che sono i nostri delegati di lista che hanno fatto le nottate con noi. Non vedo da 2 giorni Roberto Di Palma, credo che sia sommerso dai post-it perché era proprio pieno di post-it ovunque. E ringrazio anche Roberto Salviani perché noi siamo venuti con le firme a mano perché abbiamo avuto dei casini con le caselle di posta perché ce le bloccavano nelle dogane all'estero perché non spedivano le caselle di posta. E Roberto ha incominciato a far entrare a casa sua, non ci conosce. Ha fatto entrare in casa sua persone del movimento che venivano da Bruxelles, Francesco Attademo, Nicola Marini da Londra e da Amsterdam perché ha fatto il doppio passaggio, Matteo Salani, Daniele e me e ci ha aperto la porta di casa. Io ho le sue chiavi di casa in tasca. Pensate un po', adesso ci stanno, noi siamo in streaming, okay. Noi siamo devo in streaming. Dire il sito, quello che vi dico è nato da chiacchierate fatte con gli altri del movimento e sta cambiando. Chiudo subito, www.movimento5stelle.eu, cercate il vostro candidato all'estero, perché noi votiamo all'estero, non sappiamo come fare capire, non possiamo riempire piazze così, dite ai vostri amici, parenti, colleghi di venire sul nostro sito, di cercarci, di vederci, adottate i vostri candidati esteri, siate voi i nostri portavoce presso i vostri amici e parenti. Grazie, non voglio rubare altro tempo. Beppe, non mi lasciate solo sul palco. Grazie a Salvo, che è lui che sta dietro a Beppe. Grazie a Salvo che ci fa vedere le piazze. Bene, questo è il problema grave dei nostri consolati, però siamo riusciti a prendere tutte le firme in Italia sono state depositate e adesso veramente con quel cartello lì la cambiamo davvero l'Italia, la cambiamo davvero, davvero, mandiamoli a casa, cominciamo a fare una politica diversa e la faremo, hanno paura che 30, 40, 50 di questi ragazzi entrano in Parlamento, perché se entrano in Parlamento apriamo il Parlamento come una scatoletta di tonno, vedrete esattamente quello che succede dietro, vedete gli inciuci, dove vanno a votare, chi votano, gli appalti, vi faremo vedere tutti e quando illumini un ladro, il ladro non ruba più se lo illumini, la trasparenza, ora ve li presento, non sono famosi, non li conoscete, il loro valore aggiunto è proprio perché non li conoscete, eccoli qua, venite avanti, venite a me, no, venite a loro. Noi candidati al Parlamento, vieni qua, parla tu. Lo so io. Presentati. Allora, Laura Vallucci, sono candidata alla regione, vengo da Gaeta.
Io sono una mamma, sono una moglie, sono un'impiegata e sono una mamma. La prima volta davanti a tutta questa gente, l'emozione è tanta. Niente, quello che mi spinge a stare questa sera su questo palco, scusate, è la voglia, perché io ho due bambini, di dare un futuro diverso da quello che ho dato io, di dare a loro una speranza. È per questo che io mi sono messa in gioco, ho deciso di uscire di casa, perché dentro le nostre case ci costruiamo questa realtà ovattata, no? Vogliamo come proteggerli da quello che c'è all'esterno. Invece il problema sta proprio all'esterno, non siamo noi ma è quello che c'è fuori, e quindi ci dobbiamo mettere in gioco per cambiarlo questo, e noi lo dobbiamo fare tutti quanti, perché non mi potrei mai perdonare se un giorno mio figlio mi dicesse: mamma, tu sapevi e non hai fatto niente. Noi oggi lo sappiamo, attraverso la rete. Non ci possiamo più dire bugie, non ce le possono più dire bugie, Beppe ce lo insegna tutti i giorni, quindi aiutateci e tutti insieme ce la potremmo fare. Vi dovrei parlare un attimo solo di mobilità, perché ci siamo dati un attimo questa scaletta. La mobilità riguarda tutti noi, perché migliora la qualità della vita delle persone se fatta in modo serio, e la regione sono 15 anni che non ha un piano di mobilità regionale, per cui noi siamo per il trasporto pubblico, per rendere più efficienti la ferrovia, come il trasporto su autobus e su gomma. Siamo per il chilometro zero, quindi di farci un'economia qua e evitare che tutte le merci vanno in giro. Siamo per fare dei progetti dove i cittadini sono attivi, perché le aziende, col carpooling, quindi organizzare dei gruppi che si spostano tutti quanti insieme. E siamo, Latina è una città bellissima, è tutta in pianura, ci dovrebbero essere biciclette da tutte le parti, e quindi togliamo un po' di buche dalle strade e facciamo queste piste ciclabili, e prendiamo la bicicletta che fa anche bene. Ho finito, grazie a tutti. Buonasera, io sono Cristian Iannuzzi, candidato alla Camera, ho 39 anni e praticamente quello che ha detto Beppe, e cioè che noi entriamo lì dentro se entriamo per aprire le porte delle istituzioni ai cittadini. Quindi abbiamo bisogno che i cittadini ci siano dietro, ci seguano, partecipino. Il senso del movimento è la partecipazione, è la democrazia dal basso. Noi ci stiamo provando, chi può, chi vuole ci trova sul web e può partecipare alle votazioni dei vari programmi, può partecipare, se entreremo ci troverete lì a rispondere a tutte le vostre domande. Io volevo dire una cosa in particolare, apro un attimo una parentesi un po' più locale che però riporta sempre al nazionale, cioè noi abbiamo avuto difficoltà qui con la raccolta firme, perché in un banchetto, qualcuno lo sa perché ha visto il video che abbiamo messo su YouTube, ci sono venuti a fare problemi i vigili, volevano sgomberarci il banchetto raccolta firme, perché dicevano che noi non avevamo l'autorizzazione, quando noi 11 giorni prima l'abbiamo presentata al comune, ci hanno fatto 159 euro di multa, abbiamo fatto ricorso al prefetto. Oggi in 4 vigili sono venuti a farci una multa con un banchetto di 2 metri quadri, oggi sono tornati i vigili in 8 a controllare i permessi, dopo che noi ci siamo fatti una settimana in giro per tutti gli uffici del comune, gli elenco, siamo stati alla segreteria del sindaco, siamo stati all'ufficio lavori pubblici, siamo stati all'ufficio del commercio, siamo stati all'ufficio mobilità, abbiamo chiesto tutti i permessi, poi ci siamo fatti l'ARPA, ci siamo fatti la SIAE, l'ENEL, abbiamo fatto giri allucinanti, la questura, naturalmente oggi sono venuti i vigili come se non sapessero che noi avevamo le autorizzazioni, e ci hanno fatto problemi perché dicevano che una carta, un foglio non stava in regola, insomma, vabbè. Quindi il vero problema di questa cazzo di nazione, uno dei tanti problemi, è la burocrazia. Noi andiamo lì dentro anche per sistemare il problema, per far diventare le leggi più chiare e più facili, perché da un'autorizzazione non si può perdere una settimana in giro per tutti gli uffici del comune, perché la gente c'ha anche altre cose, deve lavorare, non può stare tutti gli uffici del comune, poi ti obbligano a violare le regole, e quindi per stare in regola bisogna liberarci da questa cazzo di burocrazia, rendere le leggi più chiari e più efficienti. Grazie. Sì.
Allora, mi chiamo Simeone Ivana, sono un'operatrice del 118 di Latina e mi devo mettere di traverso per la sanità. Allora, dal 1990 noi avevamo a Latina, no, alla provincia di, solo nella provincia di Latina, 9 ospedali funzionanti. Ne sono rimasti 4, di cui uno dovrebbe essere chiuso a momenti, diciamo. Per cui rimarremo con 3 ospedali, con la popolazione di Latina aumentata per gli stranieri che sono arrivati, le persone che noi portiamo con le ambulanze attendono 4-5 ore che qualcuno le possa guardare. Non c'è personale, non ci sono i soldi, non c'è nulla. Questi ospedali sono rimasti cattedrali nel deserto, non sono stati affittati, non sono stati dati a nessuno. Allora, ci riprendiamoci tutti questi nostri possessi che abbiamo, ospedali, tutto quello che c'è, controlliamo tutto e rimettiamo tutto quanto in gioco con una commissione di cittadini, di operatori, noi che lavoriamo nella sanità, e anche di dirigenti, e mettiamo tutto online, dovete saperlo tutti quello che succede, ok? Buonasera. Bravissima, è chiaro. Se andate davanti a un pronto soccorso, vedete queste scene che ha descritto lei. Vedete questo. E si potrebbe risolvere anche in un altro modo. Mettere i medici di famiglia a vedere i pazienti dentro l'ospedale nel pronto soccorso. Perché non è possibile che un medico di famiglia guadagni più che un chirurgo di ospedale. È pazzesco. Allora, dato che l'80% che va al pronto soccorso hanno cose che si possono risolvere col medico di famiglia, lo studio lo metti dentro l'ospedale. Lavori e fai lavorare la struttura dell'ospedale. Poi c'è un altro fatto: fuori dai pronto soccorsi ci sono gli avvocati che, come escono, dicono denunciamo il medico ha paura, si deve fare le assicurazioni costano. E allora se c'è un'operazione un po' difficoltosa mandano a fare esami, hanno paura. Dobbiamo ripristinare un rapporto con il medico ha paura, ti fa fare esami, il 50% delle TAC oggi sono inutili, il 50% delle risonanze magnetiche sono inutili, gli esami del sangue ne puoi fare 2, piastrine, emoglobina te ne fanno fare 20, i parti cesarei sono la maggior parte dei parti, cazzo costa 1200 euro un parto cesareo, un parto naturale 600, bisogna abituare la gente a partorire magari a casa con della gente che viene ad assisterti, perché costa la metà ed è meno rischioso, bisogna cominciare a informare. La salute è una cosa, la sanità è un'altra, la salute dipende dal tuo stato sociale, più abbassi lo stato sociale della gente più la gente si ammala, e dipende da una seconda cosa, dipende dal grado di informazione. Non c'hai l'informazione o hai l'informazione sbagliata, muori come uno scemo. Chi è? Vai, chi è che deve parlare? Dai. Nomi e cognomi, presentati, cosa fai? Buonasera a tutti, sono Fabrizio Ferraiuolo, faccio il programmatore informatico, 33 anni, sono candidato portavoce alla Regione Lazio. E io volevo mettere, diciamo, il punto su un concetto fondamentale, internet come bene comune. In questa provincia ci sono alcuni comuni dove ancora la conoscenza tramite la rete non c'è. C'è il problema in cui alcune persone non possono accedere a internet, questo significa che non c'è accesso alla conoscenza. L'accesso alla conoscenza permette ai cittadini di essere presenti e permette... Scusate. La conoscenza tramite internet ci permette di accedere alle informazioni, che ci permette tra l'altro di poter vedere cosa i nostri politici fanno ogni giorno. È molto importante che il nostro ruolo, noi che entrando all'interno delle istituzioni dobbiamo essere portavoce dei cittadini e non politici di professione. Questo significa che tutti, come dice Beppe, devono aiutarci, devono supportarci, devono essere la base che porta le idee a noi. Noi dobbiamo essere semplicemente un tramite. Grazie. Ok, passo la parola a Davide. Io sono Davide Barillari, 38 anni, consulente informatico, e candidato alla presidenza della Regione Lazio.
Allora, innanzitutto vi chiedo se è possibile abbassare quello striscione, perché noi non siamo né di destra né di sinistra, quindi andiamo oltre queste ideologie, che sinceramente è meglio fare un passo in avanti. E poi non vedono quelli dietro, il motivo è anche questo. Allora, cosa faremo nella Regione Lazio? Sicuramente non quello che è stato fatto dalla Polverini, da Fiorito, questi che sono rubati i soldi, hanno fatto quello che volevano. Noi porteremo onestà, trasparenza e giustizia, questa è la base. E cambierà tutto, perché questo è sufficiente per cambiare tutto. A Latina cosa avete? Una centrale nucleare, vi hanno costruito discariche, c'è la mafia praticamente dappertutto fra Latina Ambiente, l'acqua è stata privatizzata. Questo è un esempio di come la politica qui ha fatto dei danni. E questo non deve più succedere, perché noi chiederemo ai cittadini cosa vogliono fare del loro territorio. Quindi la partecipazione è il punto di partenza della politica che farà il Movimento 5 Stelle. In 5 anni noi saremo i portavoce delle vostre idee. Quindi voi avete accesso alla Regione Lazio, che sarà una regione aperta e trasparente. E lo sarà per sempre, e voi porterete le idee e le soluzioni, perché voi conoscete i problemi, sapete come è fatto il vostro territorio, sapete cosa serve qui, e noi porteremo queste idee in regione e riporteremo a voi. Quindi per 5 anni voi avrete il controllo della Regione Lazio. Saremo cittadini a riprenderci quello che è nostro, il nostro futuro. Grazie. Il nostro programma, infatti, l'abbiamo costruito in questo modo, costruito dal basso in rete. Non abbiamo costruito noi un programma come fanno gli altri partiti, noi l'abbiamo costruito partendo proprio dalle idee dei cittadini, raccogliendole, mettendole in votazione online sul nostro sito, aprendo a tutti i suggerimenti che sono pervenuti. Infatti il nostro programma regionale da domani sarà disponibile e potete leggerlo, e sarà il programma che poi continuerà ad essere partecipato, sarà un work in progress anche nei prossimi mesi, nei prossimi anni, perché noi saremo portavoce, quindi le esigenze che arriveranno verranno portate in regione e sarà sempre un lavoro aperto. Toccheremo tutte le problematiche della regione, quindi partendo dalla sanità toglieremo i soldi agli sprechi che esistono. Ci sono milioni di euro sprecati nella sanità, una siringa costa 30 centesimi in una ASL, da un'altra parte costa 1,30 euro, sono soldi che spariscono fra appalti, bandi, sarà tutto trasparente, quindi non potrà più succedere questa ruberia generale che ha distrutto la sanità nel Lazio. Renderemo pubbliche le nomine dei primari, le nomine dei direttori sanitari, tutte queste persone che non hanno competenze, non hanno curriculum, sono state messe per amicizie politiche. Questo non succederà più, saranno persone competenti. E così andremo a toccare tutta la sanità. Stessa cosa sui trasporti, basta discariche, basta inceneritori, basta costruire cemento, autostrade, Roma Latina che non servono a nessuno se non per specularci sopra. Quindi finirà questa mala politica che fino ad oggi ha governato, perché chiederemo ai cittadini quello che vogliono. E questo sarà il nostro modo di fare politica, per poi toccare altre proposte, le leggete tutte sul nostro programma regionale, che è pieno di idee, pieno di buonissime intenzioni, insomma, e le realizzeremo appena arriveremo in regione. Fra un mese saremo in regione, quindi inizieremo a lavorarci fin dal primo giorno. Grazie, grazie. Abbiamo bisogno di rappresentanti di lista, questa è una cosa importantissima, che ci aiuteranno da... Non ho capito. Davide Barillari. Grazie. Vai su YouTube! Allora, rappresentante di lista, è fondamentale che ci aiutiate, che ogni cittadino si attivi, perché alle elezioni dovremo essere presenti in ogni seggio per controllare quello che faranno, quindi abbiamo bisogno del vostro aiuto a essere rappresentanti di lista. Quindi lasciate il vostro contatto al gruppo locale e dateci una mano ad andare fino in fondo a rimettere a posto questo paese. Grazie. Ciao a tutti, sono Matteo di Latina e sono un consulente che lavora in una società qui di Latina di ragazzi che si occupa di servizi per le imprese. Da 3 anni che lavoriamo e combattiamo e non è per niente facile per dei ragazzi e arranchiamo. Comunque volevo parlare di un argomento particolare, che è quello dei rifiuti che ci tocca a noi a Latina per quanto riguarda la discarica che abbiamo a Borgo Montello. E che noi intendiamo da un punto di vista di regione affrontare in maniera seria, perché 2000 anni fa a Roma, nell'antica Roma, si prendevano i rifiuti e si buttavano dentro una buca. Oggi nel terzo millennio si fa la stessa cosa, non è cambiato molto, e noi pensiamo che la gestione dei rifiuti debba essere affrontata in maniera seria attraverso un sistema differenziato, quindi di riciclo e riuso del materiale che viene buttato, quindi non è un rifiuto da buttare, da vedere come un problema per la società, ma è una risorsa da riutilizzare.
Oggi questo è già realtà. Si possono raggiungere percentuali di riciclo dei rifiuti urbani impressionanti, fino al 98%. Ed è già sta avvenendo questo. Nel Veneto, nel centro di riciclo Vedelago, sono arrivati al 99% di riutilizzo delle materie che vengono poi reintrodotte sul mercato come risorse di materie prime e che poi permettono di risparmiare quindi anche sull'approvvigionamento delle risorse, quindi risparmio, pulizia dell'ambiente e lavoro per chi si occupa di gestire poi i rifiuti. E vi chiedo uno sforzo, siccome noi non ci avvaliamo dei finanziamenti pubblici, chiunque voglia fare una piccola donazione, noi campiamo soltanto di quello, spontanea. Ci stiamo impegnando, abbiamo fatto tutto da solo noi con questo palco, se quindi ci vorrete aiutare sarà ben accetto, non soltanto in questo modo ma anche e soprattutto partecipando. Grazie. Buonasera a tutti, sono Gaia Pernarella del Meetup di Terracina e sono candidata portavoce per la Regione Lazio. Sono una traduttrice precaria, laureata, masterizzata e quant'altro. Quello che preme a me moltissimo è dare nuova vita alle piazze, farvi uscire per strada, fare rete, creare una socialità, datevi una mano, levate questo striscione che non ci rappresenta, per favore, levate questo striscione! Vorrei che tutti quanti voi, oltre a curare i vostri interessi, abbiate anche un po' di attenzione per chi vi sta vicino. Come dice Beppe, nessuno deve restare indietro. Siamo tanti, siamo tantissimi. Diamoci una mano. E noi non siamo né di destra né di sinistra. Buonasera, buonasera. Come Beppe mi sta accennando, io forse sono il più anziano del gruppo, sono Giovanni Nocella, sono del Meetup di Formia, sono 5 anni che seguo questo signore in quella che è l'avventura del movimento, di quello che erano gli amici di Beppe Grillo di 5 anni fa e oggi del Movimento 5 Stelle. Sono candidato come portavoce alla Camera dei Deputati e il mio compito, mio come quello di chiunque altro prenderà il posto di parlamentare per conto del Movimento 5 Stelle, secondo me dovrà essere quello di fare nei primi 100 giorni, quelli che sono i famosi primi 100 giorni di un qualsiasi governo, di un qualsiasi Parlamento, una riforma che io ritengo sia epocale, cioè quella di trasformare quella che oggi è una democrazia rappresentativa in una democrazia che abbia presa con la democrazia partecipativa. Cioè noi dobbiamo tornare a mettere il cittadino al centro del sistema politico italiano. Noi siamo stufi di vedere che la nostra Costituzione, invidiata in questi 60 anni da tutto il mondo democratico, è stata ridotta a carta straccia, è una carta straccia dove i partiti hanno scritto di tutto e di meno. Non è possibile che dal Parlamento siano esclusi milioni di italiani soltanto perché hanno votato un partito che non ha un quorum. È impossibile che noi dobbiamo stare il 51% degli italiani contro il 49%. Ci hanno divisi ricchi contro poveri, operai contro padroni, impiegati contro studenti, vecchi contro figli. Dobbiamo smetterla e scrivere di nuovo la Costituzione. Cambiarla è santa, è sacrosanta, ma dobbiamo cambiare alcune regole del gioco. Questo è un discorso fondamentale. Un'ultima cosa vorrei dire per quanto riguarda il territorio da cui io provengo. Io sono napoletano ma vivo da 20 anni nel sud pontino. Noi abbiamo un problema di cui nessuno ha il coraggio di parlare nelle televisioni, sui giornali, eccetera. Il problema della lotta contro la illegalità. Noi abbiamo un problema che sta pervadendo non solo il sud pontino ma tutta l'Italia. E la nostra è una terra di frontiera. Terra di frontiera perché non solo c'è il problema, come in gran parte del meridione, del voto di scambio, del voto clientelare, ma c'è il problema di essere una terra di frontiera, perché la lotta politica per noi non è soltanto lotta contro il politico malaffare, è lotta anche contro la malavita organizzata. Quindi noi sulla nostra pelle dobbiamo metterci in gioco. Quello che è successo in Sicilia deve essere un qualcosa di simbolo, di rottura per tutto il paese. Dobbiamo lottare contro la malavita organizzata che siede anche in Parlamento.
Grazie e votateci, votate il Movimento 5 Stelle. Grazie signori, è umido. Adesso senza dare nell'occhio, senza muoversi il meno possibile, andate e spargete il verbo, state molto attenti, guardate che oggi il Movimento 5 Stelle vi può creare dei disservizi, delle complicazioni sul lavoro, l'ha creato a noi, l'ha creato a me, io ho perso amici che pensavo fossero amici, invece me ne farò degli altri, chi se ne frega, però se mettete un segno sul Movimento 5 Stelle sappiate che dovete cambiare un pochino la vostra vita e rischiare anche qualcosa, intanto non abbiamo più niente da perdere, quindi signori è meglio un salto nel buio col Movimento 5 Stelle che un suicidio assistito con questa gente da 40 anni, grazie a tutti e li mortacci vostri, grazie. La sigla, sì, ah, c'è la torta. Lo tsunami, tienimi lo tsunami, togliti, falla vedere, no, eccola qua, è una tortina che mi hanno fatto, è il mio rimborso elettorale, grazie ragazzi. È lo tsunami, è vero, ci sarà forse una sorpresa il 24, signori lo sentiamo sulla pelle tutti, la gente è stufa, voglia di cambiare. Lo sentiamo. E poi quando ci accusano di non essere politici, di avere esperienza, meno male che non abbiamo esperienza, perché oggi il politico lo devi guardare dal punto di vista, l'ho detto prima, psichiatrico. Vanno in Parlamento a votare cose che non capiscono. Cambiano il quarto comma del terzo comma della legge 2014, terzo settore del 14 comma della legge 21. Non sanno quello che fanno e non sanno quello che votano. Signori, la politica non è la complicazione, l'arte della complessità. La politica diventerà attraverso il Movimento 5 Stelle la cosa più semplice e capibile che è vicina all'intelligenza che abbiamo mai avuto in questo paese. Dateci fiducia e datevela a voi stessi. Grazie a tutti.